Ok, stiamo registrando. Perfetto. Vuoi condividere già lo schermo, Francesco? Per le Ok. slide. Sì. Allora, come vi dicevo, oggi ascolteremo Francesco Barreca, che non vediamo, credo, ma vedremo il suo schermo. Francesco è un collaboratore, uno storico della scienza e collabora con me sui due progetti europei di cui vi ho rapidamente parlato. Sentiamo un vento di tramontana. Sono uno Taci Truz, il progetto sull'Accademia del Cemento che dirigo, e l'altro è VAST. Questo incontro si colloca all'interno del progetto VAST, che è un progetto che coinvolge tantissimi partner. Come avete sentito, stavo parlando col partner di Atene, perché abbiamo con noi Grecia, Spagna e varie altre università, ed è multidisciplinare. Quindi una grande componente di questo progetto è legata a informatica, quindi partecipa anche il Dipartimento di Informatica del nostro Ateneo. Stiamo cercando ultimamente di condurre una serie di progetti e di ricerche un po' al confine utilizzando le nuove tecnologie digitali. Questo è uno degli aspetti di cui mi piaceva anche rendervi parte durante il corso, perché è questa svolta computazionale che sta avendo anche la storia, e in particolare nel nostro caso la storia della scienza, offre effettivamente una serie di possibilità, fra le tante quella di avere uno sguardo d'insieme su quantità considerevoli di dati. Quando noi abbiamo, come il caso di Taci Truz, 5.000, 6.000 lettere e dobbiamo studiare una corrispondenza di questa portata, anche se siamo in tanti, non riusciamo ad avere uno sguardo d'insieme di tutte le informazioni che sono circolate in quello spazio e in quel tempo. E quindi, oltre allo studio qualitativo che svolgiamo abitualmente, quindi ognuno di noi si studia il suo pacchetto di lettere nello specifico, e stiamo provando a utilizzare tecnologie digitali. Cosa significa? Significa che, per esempio, si rende possibile capire su una grande quantità di documenti, che non sono i big data, perché i big data sono molto di più di questo, e su una grande quantità di documenti riuscire, per esempio, a tracciare nel corso del tempo o dello spazio i cambiamenti rispetto agli interessi del gruppo che si sta scrivendo. Vi faccio un esempio. L'Accademia del Cimento, parlano soprattutto di esperimenti, sono esperimenti di pneumatica, di termologia, di fisica. Ecco, possiamo osservare in questo modo che ne so che fra il 1600, sparo un po' delle cifre a caso, fra il 1660 e il 1662 c'è stata una particolare attenzione per un tema, per esempio quello della pneumatica, a cui abbiamo un pochino fatto cenno nelle lezioni scorse. E questo ci permette anche di studiare delle coincidenze. Erano arrivati dei libri a Firenze, per esempio, in quel periodo? È questo che ha stimolato un rinnovato interesse per quel tema? Questo è solo un esempio di come le tecnologie informatiche permettono anche di lavorare su documenti storici. Un altro, e di questo un pochino ci parlerà Francesco, riguarda questo progetto che è molto più ampio, si chiama Values Across Space and Time, VAST, e lavora su una serie di casi di studio. Il caso di studio di cui ci occupiamo io con Francesco sono i testi scientifici della rivoluzione scientifica, quindi quello di cui ci stiamo occupando anche qui al corso, e in particolare Francesco ci presenterà oggi, se ho capito bene, Francesco al massimo correggimi, la Dissertatio cum nuncio sidereo di Keplero, che è la reazione di Keplero al Sideros Nuncius. Quindi siamo pienamente nei temi che stiamo studiando. Io lascerei innanzitutto la parola a Francesco, così ti faccio, Francesco, gestire l'incontro. Poi eventualmente intervengo in mezzo, dopo. E direi anche agli studenti, se c'è qualche domanda particolare, potete farla anche durante l'intervento.
Ok, grazie Giulia, mi sentite bene oppure? Sembra di sì. Ok, Sì. perfetto, grazie, grazie, grazie della partecipazione, grazie anche a chi è collegato online. Sì, come dicevi, parleremo dell'argomento del webinar, oggi è la Dissertatio cum Nuncio Siderio di Keplero. Quello che faremo è cercare di ricostruire quella che la storica della scienza Lauren Deston chiama l'economia morale del testo. Quando Deston parla di economia morale, intende la rete di valori, convinzioni, affetti e abiti culturali all'interno della quale questo testo è inserito e che determina tanto l'assorbimento di elementi culturali provenienti dal contesto esterno, quanto la rielaborazione, trasformazione e la successiva reimmissione di questi valori, di questi affetti e convinzioni nel medesimo contesto di provenienza. Per fare questo ci affideremo alle annotazioni al testo della dissertazione effettuate da due esperti che sono state fatte usando un apposito tool di annotazione, eccolo. Ti interrompo un secondo, Francesco, Sì. perché il lavoro del gruppo di ricerca VAST si è svolto in questo modo. Abbiamo selezionato una serie di testi. L'idea è quella di rintracciare in diversi tipi di testi. Sono presenti anche, Francesco, aiutami, non favole, sì, favole. Sì, abbiamo scelto anche dei testi narrativi che risentono molto dell'influsso dell'emergere della scienza moderna, Sì, no, quindi ma era intendevo gli qualcosa altri che. gruppi, gli altri pilot. Noi abbiamo Ah, questo. sì, siamo su tre pilot. Il primo è la tragedia greca, il secondo è la nostra, che è la nascita della scienza moderna in Sì. Europa, e il terzo sono i folk tales, i fairy Folk tales, tales, sì. in particolare quelli dei fratelli Esatto, quindi Grimm. tre grandi nuclei di testi e come si è cercato di lavorare su questi testi, l'idea è quella di rintracciare valori all'interno di questi testi. Chiaramente sembra ed è più semplice fare questo tipo di lavoro sulle tragedie greche o sulle folk tales, per esempio le favole dei fratelli Grimm. Un pochino più difficile è prendendo testi che caratterizzano la rivoluzione scientifica, dove il principale obiettivo non è quello di trasmettere un valore morale. Quindi il valore morale si trova, ma va in qualche modo cercato. E lo strumento che è stato utilizzato è questo che vedete, che vi sta mostrando Francesco. C'è il testo che è stato annotato dagli annotatori esperti. Quindi alcune persone esperte di questi testi hanno annotato il testo attraverso uno strumento informatico. Scusa Francesco, ma non avevo anticipato delle cose, quindi ogni tanto ti interrompo. Sì, nessun problema, anzi, fai pure. Sì, come diceva Giulia, questo è lo strumento messo a punto all'interno del consorzio VAST che permette di annotare i testi. In pratica si tratta di applicare dei tag a delle porzioni di testo e poi una volta fatto questo si possono estrarre dati, metadati, che sia in forma aggregata che disaggregata. Per i nostri scopi, che è quello di esplorare e di analizzare, di studiare la trasformazione spazio-temporale dei valori, abbiamo usato i valori morali individuati nell'ambito del progetto VAST, che è stato un lavoro che ha richiesto un po' di tempo insieme a Giulia, consulenza per individuare quale insieme di valori potevano essere applicati ai testi scientifici. Quindi quello che vedrete nella successiva presentazione, vedrete un po' comparire questi cerchi con dei valori morali, dovete pensare che sono stati estratti dalle annotazioni dei due esperti. Quindi possiamo partire direttamente con la Dissertatio cum Nuncio Siderio, che cos'è? È una lettera aperta a Galileo, che è stata pubblicata per la prima volta a Praga nel 1610. È importante perché si tratta di uno dei primi esempi di quella che oggi chiameremmo essay review, perché Keplero la scrive e la fa pubblicare perché è sollecitato da più parti a esprimere un giudizio sul Sidereus Nuncius di Galileo, e questo ci rimanda al Sidereus Nuncius velocemente.
Siderius Nuncius, pubblicato il 13 marzo del 1610, aveva immediatamente creato grande scalpore, aveva fatto un gran rumore, come si dice, perché quello che Galileo sosteneva di aver visto, grazie a un cannocchiale di sua costruzione, aveva effettivamente dell'incredibile. C'erano montagne e valli sulla Luna, delle stelle mai osservate prima e soprattutto quattro satelliti in orbita attorno a Giove, ai quali Galileo attribuisce il nome di pianeti Medicei in onore del Granduca Cosimo II, che lo ripagherà nominandolo matematico e filosofo granducale. Tutte queste novità celesti stuzzicano immediatamente la fantasia e la curiosità dei lettori, degli intellettuali, dei poeti, insomma, della Repubblica delle Lettere dell'epoca. E vengono paragonate a quelle, alle scoperte del Nuovo Mondo e a tutte le novità che provenivano dai resoconti dei viaggiatori. Tuttavia, a differenza di queste ultime, il vantaggio delle novità celesti annunciate di Galileo era la promessa fatta da Galileo di poterle osservare comodamente stando a casa, senza fare viaggi lunghi e pericolosi, semplicemente grazie al cannocchiale. Il Sidereus Nuncius si diffonde rapidissimamente in tutta Europa. Qui potete vedere una mappa. In un mese e mezzo, il testo, viaggiando con la posta diplomatica, in un mese e mezzo raggiunge le principali corti europee e Galileo stesso diventa una celebrità internazionale. La prima stampa si esaurisce nel giro di una settimana e ne viene subito preparata un'altra. Nel frattempo il cannocchiale, questo nuovo favoloso strumento che Galileo non ha inventato né dice di aver inventato, ma suggerisce di aver perfezionato e di averlo di fatto trasformato in un'altra cosa, è richiestissimo, tanto che Galileo non riesce a produrne a sufficienza. I pochi funzionanti che vengono fuori dal suo laboratorio li distribuisce con attenzione, ovviamente, a una ristretta cerchia di amici e personaggi di rango. Keplero, ad esempio, quando scrive la dissertazione, non ne ha ancora ricevuto uno e né mai lo riceverà, nonostante lui lo richiede ripetutamente sia a titolo personale sia a nome dell'imperatore Rodolfo. Quando riuscirà finalmente ad averne uno tra le mani è solo perché gli viene prestato dal principe elettore Ernesto di Baviera. Il telescopio quindi promette di far vedere meraviglie, tuttavia non è facile fare osservazione col telescopio di Galileo. Qui potete vedere quello che Galileo effettivamente vedeva, anzi qui anche meglio di quello che Galileo effettivamente vedeva, perché queste sono immagini tratte da un'osservazione fatta con un telescopio galileano con lenti moderne. Le lenti di Galileo erano di qualità leggermente peggiore, quindi vedeva ancora peggio di così. Notate che il campo visivo è ridotto, c'è un'importante aberrazione cromatica, e l'immagine non è nitida. Tuttavia, quello che Galileo fa vedere nel Sidereus Nuncius è questo, che è un'immagine molto più suggestiva, oggi la chiameremmo un'artist's rendition di quello che Galileo ha visto. Quindi, date tutte queste circostanze, che con il cannocchiale di Galileo non è che si riesce a vedere esattamente quello che c'è nel Sidereus Nuncius, che Galileo è relativamente poco noto in Europa, infatti aveva pubblicato poco, insegnava a Padova, aveva pubblicato poco, non era esattamente un luminare. E date tutte queste circostanze, comincia a formarsi un partito, diciamo così, di scettici che non credono al Sidereus Nuncius, che sono convinti che o Galileo sia un impostore o che si sia fatto ingannare dal cannocchiale. Oppure che stia millantando dei meriti che non ha per guadagnarsi un poco di gloria. Tra questi ci sono astronomi come Magini, Orchi, Gloriosi, Francesco Sizzi, Simon Marius, e le critiche si concentrano proprio intorno a due aspetti. Uno è la veridicità di quanto riportato nel Sidereus Nuncius. Cioè, o Galileo si è inventato tutto, quindi è in malafede, oppure è in buona fede, ma è il cannocchiale che lo inganna, perché
queste novità celesti che Galileo crede di aver visto sono in realtà delle illusioni prodotte dal cannocchiale. L'altro gruppo di critiche invece si contesta sulle presunte priorità che Galileo rivendica, cioè quella di aver inventato, tra virgolette, il cannocchiale, il telescopio, e quella di essere stato il primo a osservare i fenomeni riportati nel Sidereus Nuncius. Ovviamente le discussioni furono infinite, si crea, basta guardare la corrispondenza tanto di Galileo, di Keplero, ma di tutti gli intellettuali dell'epoca, per vedere che ci sono dei contatti febbrili tra chi è convinto della verità di quanto Galileo afferma e di chi lo considera un impostore. Inoltre, oltre a questo, c'è il fatto che il Sidereus Nuncius non sembra un'opera di un uomo colto, è scritto in un latino disadorno, ha un tono dimesso, non sembra proprio una grande opera di cultura. Quindi molti ritengono che si tratti di una frode o di un abbaglio. In questa situazione tutte le parti coinvolte, compreso Galileo, guardano a Praga e guardano a Praga perché aspettano che a pronunciarsi sia il matematico imperiale, cioè Keplero. Questo non perché Keplero fosse più rispettato di altri, ma perché trattandosi di colleghi che più o meno lavoravano tutti in ambito universitario, Kepler, essendo il matematico imperiale, aveva una posizione che almeno ufficialmente e formalmente era superiore a quella degli altri. C'è a dire però che anche a Praga, la corte è divisa, c'è chi è convinto della veridicità dell'affermazione di Galileo, chi lo giudica un impostore. Ad esempio, l'ambasciatore toscano Giuliano de' Medici sostiene con molto vigore la causa di Galileo a corte, mentre Michael Maestlin, l'astronomo maestro e mentore di Keplero, è scettico ed è convinto che o si tratta di un inganno o semplicemente di un'illusione. Scusami, Meslin, che è quel famoso docente che insegnava già Copernico in università, di Sì. cui abbiamo parlato. No, è giusto per richiamare alcune cose del corso, ogni tanto ti Sì, disturbo, così fai più fatica, Francesco, se no è troppo facile. no, hai ragione, questo mi dà il modo di dire che almeno in questa fase la questione della veridicità o della falsità del Sidereus Nuncius, le polemiche, non riguarda la questione copernicana, perché Maestlin, ad esempio, è un copernicano, è vicino al copernicanesimo. Altri astronomi, immagini no, ma ci sono altri che non contestano Galileo sulla base del fatto che dal Sidereus Nuncius emergerebbe qualche elemento in favore del copernicanesimo. Contestano proprio l'osservazione, quello che ha visto, perché dice o è stato ingannato dal cannocchiale oppure sta mentendo. Comunque l'imperatore Rodolfo II non è convinto del tutto delle cose che dice Galileo, ma desidera ardentemente un cannocchiale di Galileo, perché è appassionato di bizzarrie, di esoterismo, e non vede l'ora di aggiungere anche questo famoso cannocchiale alla sua Wunderkammer. In realtà lui se n'è, insieme a Keplero, se n'è procurati già altri che sono stati costruiti nei Paesi Bassi o a Venezia. Ma nessuno di questi è in grado di mostrare quello che Galileo dice di aver visto. Perciò anche Rodolfo si rivolge al suo matematico, d'altra parte lo pagava per questo, per capire se questo Galileo venuto fuori un po' dal nulla diceva il vero oppure no. Perciò quando Keplero si appresta a scrivere la dissertazione ha una pressione enorme addosso, aggravata dal fatto che lui stesso non ha avuto modo di verificare con un cannocchiale le presunte scoperte di Galileo, lo farà in seguito. Molti si aspettano da lui una stroncatura, molti altri, Galileo incluso, si aspettano un appoggio incondizionato. Colleghi, amici, conoscenti gli scrivono, ognuno ha la sua opinione sul Sidereus Nuncius, e tutti si aspettano il pronunciamento pubblico del matematico imperiale. Anche l'imperatore insiste e questo preoccupa Keplero, perché sarà anche costretto a spiegare come mai queste favolose scoperte non le ha fatte lui e perché ora ci siano dei pianeti nuovi intitolati alla famiglia Medici e non a Rodolfo stesso, che pure era molto interessato a questo.
Basti pensare che uno dei primi incarichi che ebbe Keplero quando fu assunto come matematico imperiale fu di dimostrare che Rodolfo era del segno del Capricorno, quando invece era nato ad agosto. Comunque, la scelta di Kepler di fronte a tutte queste pressioni è di pubblicare una lettera aperta, modellata su quella che lui aveva intenzione di inviare privatamente a Galileo. In questo modo, lui poteva mantenere tutto il dibattito con Galileo su un piano colloquiale, informale ed amichevole, cioè poteva insistere sul dialogo. E questo è segnalato già dal titolo. Infatti Keplero interpreta il termine nuncius nel titolo dell'opera di Galileo come messaggero e non, come forse voleva Galileo, come notizia o avviso. E usa il termine dissertatio nel senso di discussione, confronto e dialogo. Perciò il titolo suona come conversazione con il messaggero celeste. Perché fa così? Perché Keplero non vuole porsi come il matematico imperiale chiamato a giudicare dall'alto della sua posizione il lavoro di un umile lettore universitario. Vuole considerare Galileo un suo pari e vuole che la discussione si svolga nel contesto dell'etichetta, delle buone maniere, della libertà, del rispetto tra gentiluomini. In questo modo può esprimere il suo dissenso senza pretendere di costringere l'interlocutore ad abbandonare le proprie opinioni. Ed uscendo da quella dinamica in cui ci sono vinti e vincitori, tipica delle dispute accademiche dell'epoca. Tuttavia, per fare questo, trattandosi di uno scritto pubblico e non di una comunicazione privata, Keplero deve sgombrare il campo da qualsiasi sospetto sulla sua integrità. Lo fa partendo da una serie di polarità tra giustizia e ingiustizia, gratitudine e ingratitudine, e cioè si dichiara sostanzialmente un uomo onesto, uno che non ha l'abitudine di rivendicare meriti che non gli sono dovuti o di negare meriti che invece gli sono dovuti. Una persona obiettiva, il cui unico interesse è la verità, è una persona che non intende convincere o costringere gli altri ad abbandonare le proprie opinioni. Soprattutto cerca di separare il più possibile il piano personale da quello scientifico. E infatti lui ci tiene a specificare di non essere legato a Galileo da vincoli di gratitudine. Anzi, qui vuole suggerire che in realtà avrebbe motivi di risentimento nei confronti di Galileo. E questo perché 12 anni prima Kepler aveva inviato a Galileo una copia del Mysterium Cosmographicum, la sua prima opera, e aveva sperato di stabilire con Galileo una collaborazione o quantomeno uno scambio epistolare. La risposta di Galileo era stata fredda e non era venuto fuori nulla. 12 anni dopo, appunto, dopo le polemiche seguite alla pubblicazione del Sidereus Nuncius, Galileo si era rifatto sentire attraverso l'ambasciatore toscano a Praga, pregando Keplero di prendere le sue parti in questa polemica. Evidentemente Keplero non piaceva particolarmente a Galileo e forse il sentimento era reciproco. Sono effettivamente due personaggi molto diversi. E in quel momento si percepivano anche come rivali, molto probabilmente, tant'è che Galileo non inviò mai uno dei suoi cannocchiali a Keplero. Questo è importante da tenere presente perché quando si considera come Kepler affronta la seconda questione principale della dissertazio, che è la buona fede di Galileo. Abbiamo visto che una delle accuse era che Galileo fosse in malafede. Quindi la domanda è: possiamo considerare Galileo in buona fede? Oppure no? Secondo Keplero sostanzialmente sì, e sono ragioni ancora tirate fuori dai valori morali tipici dell'etichetta tra gentiluomini dell'epoca. Galileo è un matematico di professione, non avrebbe grande interesse a mentire. Inoltre ha legato il suo nome e la sua opera alla famiglia Medici, quindi se venisse fuori che è un impostore, tutta questa vergogna ricadrebbe anche sulla famiglia Medici di riflesso, e soprattutto lui invita tutti
tutti a guardare col telescopio per vedere, col cannocchiale per vedere con i propri occhi quello che lui ha visto. Dunque, la buona fede di Galileo è fondata da una parte sulla sua, sul suo impegno nei confronti della verità in quanto matematico, sulla sua lealtà alla famiglia Medici e sull'evidenza che lui riesce a offrire porgendo il proprio cannocchiale a tutti perché osservino. Tuttavia, Keplero va Fermo oltre, ancora un secondo, sì, ne approfitto, scusami Francesco. vai. E vedete qui tornare quel discorso sulla credibilità del discorso scientifico che abbiamo fatto durante il corso. Cioè anche Keplero ragiona su cosa rende credibile un discorso scientifico, cosa rende credibile Galileo. E vediamo apparire nel discorso che ci sta facendo Francesco una serie di elementi che abbiamo visto durante le lezioni. Quindi da un lato abbiamo sottolineato la grandissima importanza dell'evidenza scientifica, cioè del fatto che anche il lettore può, dell'osservazione che anche il lettore può riprodurre a casa sua a patto di avere un telescopio, e allo stesso tempo una serie di aspetti legati più al ruolo di Galileo e alla funzione della dedica, perché come dicevamo, la dedica al Signore, al protettore, garantisce anche, in qualche modo offre una garanzia sul testo, sul contenuto che viene presentato nell'opera. Quindi si fa appello ai medici che garantiscono anche loro rispetto al contenuto di quanto viene pubblicato. Scusami, Francesco, mi dici cose che c'entrano col corso, quindi ne approfitto. Bene, no, figurati, anzi, intervieni come vuoi. Vai. Oltre a questi motivi qui, però, Keplero va oltre e fa notare che altre buone ragioni per creare la buona fede di Galileo sono il fatto che quanto Galileo dice non è che sia così nuovo, così favoloso, inusitato. Infatti dice Keplero che questa storia della Luna è molto antica. Ne hanno parlato Pitagora e Plutarco, ed esiste tutta una tradizione che parla di questo e che accetta questo, per non dire nulla di quanto scrive Maestlin, che già aveva parlato delle macchie, diciamo così, sulla Luna e di quanto dice Keplero stesso nell'ottica. Dunque, la buona fede di Galileo è confermata anche da un'autorità, dall'autorità della tradizione, diciamo così, c'è una solida tradizione a sostegno della buona fede di Galileo. Diciamo che possiamo fidarci, nel senso che possiamo essere sicuri che non ci sia malafede. Il problema è che Galileo tutte queste cose non le cita nel Sidereus Nuncius, non dice nulla, anzi, lui avanza tutta una serie di meriti, cioè in maniera un po' laterale fa pensare che sia stato lui l'inventore del cannocchiale, che sia stato lui il primo a osservare tutte queste cose e averne parlato, secondo Keplero questo, perché Galileo non cita Pitagora, non cita Plutarco, non cita Giordano Bruno e a proposito del telescopio non cita ad esempio Della Porta, non cita, non rende i giusti meriti agli olandesi che l'avevano costruito. E soprattutto non cita l'astronomia pars optica di Keplero, in cui Keplero sostiene di aver praticamente rappresentato il funzionamento del cannocchiale. Quindi a questo punto Keplero comincia a insinuare il dubbio che Galileo abbia esagerato un po' i propri meriti e le proprie invenzioni, e che abbia taciuto e che non sia proprio così integerrimo. Questa è una strategia retorica abbastanza furba da parte di Keplero. Io vorrei mostrarvela qui, perché che cosa fa Keplero? Prima rivendica la propria integrità, poi mostra la buona fede di Galileo, adducendo come ragioni la tradizione e l'autorità, che però Galileo non cita. In questo modo lui insinua dei dubbi sull'integrità di Galileo. E insinuando dei dubbi sull'integrità di Galileo, ha sostanzialmente dimostrato la propria integrità, come per dire: io Galileo non me ne faccio passare neanche una. Nei confronti del lettore, ha sostanzialmente fatto questo. Infatti, tutto questo che Keplero lo fa nella parte introduttiva della Dissertatio cum Nuncio Sidere, che è quella in cui si rivolge direttamente al lettore e non a Galileo. A questo punto, questo tipo di ragionamento può far sorgere la questione, normalmente dice.
non è la stessa cosa osservare dei fenomeni e specularci. Le speculazioni di Plutarco e di Pitagora intorno alle macchie sulla Luna, ai rilievi sulla Luna, alla natura della Luna, non hanno lo stesso peso delle osservazioni dirette di Galileo. Si tratta in buona sostanza della grande questione del rapporto tra speculazione teorica e osservazione ed esperienza, tra virgolette. Keplero è perfettamente consapevole di questo, infatti lo scrive chiaramente, sono consapevole di quale sia la grande differenza tra le speculazioni teoriche e l'esperienza visiva. Tuttavia, in maniera forse un po' strana per noi, Kepler è convinto che la speculazione sia superiore all'osservazione. Perché chi è riuscito a cogliere le cause dei fenomeni prima di vederli, prima di averli rivelati davanti agli occhi, ma soltanto tramite la ragione, si avvicina a quel Dio creatore, geometra e musico supremo che ha creato il mondo. È quell'aspetto mistico di Keplero che Galileo proprio non comprendeva e non riusciva a capire. Comunque, l'osservazione, secondo Keplero, ha a che fare con la sperimentazione, con la precisione ed ha a che fare con l'ingegnosità, mentre invece la speculazione è superiore perché ha a che fare con la ragione, con la verità e con l'evidenza. Si può creare un doppio binario, diciamo così, in cui si parte dall'osservazione e la si conferma tramite la speculazione, o si parte dalla speculazione e la si conferma tramite l'osservazione, ma il modo più saggio e migliore, secondo Keplero, è partire dalla speculazione. E i meriti vanno a chi? I meriti principali, secondo Keplero, le lodi dovrebbero andare a chi certe cose le ha viste prima con la speculazione e poi le ha confermate con l'osservazione. In ogni caso, tutti questi elementi confluiscono poi nella verità, nella dimostrabilità, che è l'essenza, per Keplero, della conoscenza. Una conoscenza è tale quando è dimostrabile. Tutto questo che abbiamo visto, serve a Keplero questa divagazione sull'osservazione e la speculazione, che poi costituisce praticamente l'asse portante di tutta la dissertazione. Serve a Keplero per passare a discutere del cannocchiale. Perché? Perché se infatti abbiamo stabilito che Galileo è in buona fede, al netto delle esagerazioni, allora la questione della veridicità di quanto è affermato nel Sidereus Nuncius si riduce sostanzialmente a quella dell'affidabilità del cannocchiale. Ci possiamo fidare del cannocchiale? Secondo Keplero sì, ci possiamo fidare perché innanzitutto il cannocchiale non è nulla di nuovo. I principi, ne aveva già parlato della porta, e i principi del suo funzionamento li aveva illustrati lui stesso nell'astronomia e pars optica. C'è da dire a questo riguardo che qui Keplero sta un po' stiracchiando le cose come sono andate, perché nell'astronomia e pars optica non si parla mai di ingrandimento, si studiano le leggi della rifrazione e come un sistema di lenti agisca sulla rifrazione, ma non si fa mai riferimento al fatto che si possano ingrandire degli oggetti e si possa usare uno strumento del genere per scopi astronomici. Inoltre, dice sempre Keplero, è possibile semplicemente arrivare al cannocchiale semplicemente giocando, tra virgolette, con le lenti, co così come fanno gli scultori. E dunque, ancora una volta, secondo Keplero, Galileo sta esagerando la portata delle sue invenzioni sta esagerando i suoi meriti. Tuttavia, questo conferma che ci comincia a confermare che il telescopio è affidabile, è uno strumento affidabile. Il problema è che Galileo non riesce a individuare i principi teorici del funzionamento del cannocchiale, questo secondo Keplero, e quindi non fornisce nel Sidereus Nuncius una prova convincente della sua affidabilità. E qui fa un esempio. Keplero fa un esempio abbastanza importante. Citando il Sidereus Nuncius,
Galileo era convinto che il cannocchiale rimuovesse quello che lui chiamava lo splendore accidentale degli astri, cioè quell'alone che si forma intorno al corpo dell'astro e rende la visione a occhio nudo confusa. In realtà Keplero spiega che quell'alone è dovuto al fatto che la luce non converge in un solo punto sulla retina. Ed è per questo che il cannocchiale con due lenti introduce due rifrazioni per far sì che la luce colpisca la retina in un solo punto. Dunque, secondo Keplero, Galileo sbaglia quando crede che il cannocchiale rimuova qualcosa dalla luce degli astri. Il cannocchiale non rimuove né aggiunge nulla. Quello che si vede è l'astro com'è. Ed è proprio per questo che lo strumento è affidabile, ed è più affidabile di quanto non sia l'occhio nudo. Per capire questo dobbiamo tornare, quanto sia importante questo, torniamo un attimo a quello che Galileo vedeva e a quello che è rappresentato. Voi vedete l'aberrazione cromatica che si vede in basso. Galileo sapeva che quell'aberrazione cromatica era dovuta alle lenti. Tuttavia, quando nelle sue dimostrazioni qualcuno gli chiedeva che cos'è questo alone verde, lui rispondeva è dovuto alle lenti. A quel punto era lecito per chi non aveva conoscenze di ottica o della fabbricazione delle lenti chiedere se quella è un'illusione prodotta dalle lenti. Non è possibile che anche queste macchie che vediamo qui siano un'illusione prodotta dalle lenti. Nel Sidereus Nuncius Keplero... Riesci, Francesco, scusami, a dire solo due parole su cos'è l'aberrazione cromatica, che non gliene ho parlato? Ah sì, l'aberrazione cromatica è questo effetto, questo alone che si produce perché quando le lenti non sono, nessuna lente è praticamente, detto in due parole, nessuna lente è praticamente pura, la rifrazione della luce tende a far, diciamo così, ampliare i raggi luminosi e a non farli convergere in un solo punto. Così si forma questo alone distorto, di luce distorta, ed è una caratteristica delle lenti, ma è stata ancora oggi affligge le macchine fotografiche. Quindi immaginatevi con le lenti di Galileo. Per ridurre questo effetto, che è molto pronunciato soprattutto sulle parti esterne delle lenti, Galileo aveva messo un disco di carta sopra la lente obiettiva. Comunque l'effetto rimane e creava questo tipo di... se questa è un'illusione prodotta dalla lente, come facciamo a sapere che l'altro non è un'illusione prodotta dalla lente? E questo è il trigger, diciamo così, che dà a Keplero l'occasione di proporre dei miglioramenti al cannocchiale di Galileo. E questi miglioramenti consistono sostanzialmente in un telescopio con un sistema con almeno tre lenti o forse più, che è fondata sulla comprensione dei principi teorici del funzionamento del cannocchiale, e cioè del fatto che la comprensione del funzionamento del cannocchiale non può essere separata dalla comprensione del funzionamento della vista, della visione, di come funziona la visione nell'occhio umano. Questa versione del cannocchiale di Keplero ha tre o più lenti, e che avrebbe il vantaggio rispetto al cannocchiale di Galileo di ampliare il campo visivo e di rendere l'immagine più nitida e luminosa, riducendo l'aberrazione cromatica. In realtà questa versione non sarà mai realizzata, ma quella che Keplero proporrà alcuni anni dopo nella dioptrice invece sì, verrà realizzata e costituirà per anni una valida alternativa al cannocchiale galileano, almeno fino a quando Newton non introdurrà una versione con gli specchi in cui l'aberrazione cromatica non si produce. Qui comincia a farsi strada questa prima idea di progresso come risultato congiunto di ragione, sperimentazione e motore della conoscenza scientifica.
Possiamo anche dire che che in un caso come questo Galileo e Keplero colpiva nel segno, perché dopo aver letto la Dissertatio cum nuncio Sidereo, Galileo chiese all'ambasciatore toscano a Praga di procurarsi l'astronomia e parsoptica di Keplero per comprendere, per studiare che evidentemente non aveva letto e che gli sarebbe tornata utile in seguito, soprattutto nella produzione delle lenti. Dopo il Sidereus Nuncius, Galileo divenne, diciamo così, un broker di lenti e una delle massime autorità sulla qualità delle lenti. Ecco, qui abbiamo l'idea di progresso come si configura in Keplero, un testo di sperimentazione e ragione. Dunque, abbiamo dimostrato che Keplero crede nella buona fede di Galileo, crede nell'affidabilità del telescopio. Dunque, torniamo alle accuse, alle contestazioni, alle critiche al Sidereus Nuncius all'origine. Secondo Keplero, Galileo è in buona fede, quindi non può essere accusato di essere un impostore. Da quanto abbiamo detto finora, le novità celesti non sono illusioni ottiche prodotte dal telescopio, dal cannocchiale, ma sono effettivamente dei fenomeni veri. Sulla questione della priorità, certamente Galileo non ha inventato il telescopio. È stato il primo a osservare i fenomeni riportati in Sidereus Nuncius. Beh, questo è più da discutere. Da quello che abbiamo detto a proposito della speculazione e dell'osservazione, anche se è stato il primo o uno dei primi a osservarli coi propri occhi, per Keplero questo non è che sia chissà quale grandissimo merito. Più importante è riuscire a cogliere i fenomeni con la ragione prima di vederli, e questo Galileo non l'ha fatto, secondo Keplero, perché, ad esempio, non ha chiari i principi di funzionamento, i principi ottici di funzionamento del cannocchiale, secondo me. Quindi il verdetto se chiamiamolo così, il verdetto di Keplero è che Galileo, quanto contenuto nel Sidereus Nuncius, è vero, Galileo ha esagerato i propri meriti. Ma tutto sommato una persona degna di fede, un collega degno di fede. Questo verdetto può essere interpretato in vari modi e fu interpretato in vari modi. Ad esempio, i sostenitori di Galileo e Galileo stesso insisteranno sul fatto che Keplero, il matematico imperiale, ha confermato ogni singola novità riportata nel Sidereus Nuncius. I detrattori, invece, scriveranno a Keplero per complimentarsi perché nella loro visione ha smascherato Galileo, rimproverandogli la mancata citazione dei precedenti e ricordandogli la priorità della speculazione sull'osservazione. Questa posizione sfumata di Keplero è sì dovuta a una revisione attenta e accurata del Sidereus Nuncius, ma è anche dovuta alla necessità di difendere la propria posizione, che come abbiamo visto cominciava ad essere delicata a corte come matematico imperiale. Keplero non era un grande osservatore come Galileo, non era assolutamente un costruttore di strumenti. Quello che lui rivendicava era la priorità della speculazione sull'osservazione, era una cosa anche interessata da parte sua, perché lui era un ottimo matematico, forse migliore di Galileo. Quindi c'è anche questo da considerare nel suo giudizio. Tuttavia, proprio per questo tipo di giudizio, diciamo così, salomonico, la dissertazio avrà scarso effetto nel convincere gli indecisi. Chi credeva che Galileo fosse un impostore continua a crederlo, chi invece crede al Sidereus Nuncius continua a farlo. Tuttavia, contribuisce enormemente a far diffondere ancora di più il Sidereus Nuncius e in questo modo mette in evidenza un'altra caratteristica della nascente scienza moderna, che è il suo diffondersi attraverso il dialogo e la revisione continua. Ora, giusto per concludere, mettiamo insieme tutto quello che abbiamo visto e proviamo a formulare un'ipotesi di economia moderna della dissertazione. Abbiamo quattro valori portanti: il dialogo, l'integrità, l'affidabilità, la dimostrabilità e il progresso.
E poi abbiamo un fattore dinamico fondamentale, che è la polarità tra osservazione e speculazione. Intorno a questi valori portanti sono organizzati come nodi della rete che mettono in comunicazione questi valori fondamentali, altri valori secondari che emergono dalla discussione dei valori principali, se sia la libertà, l'onestà, l'obiettività, la verità, quelle che abbiamo visto, la fedeltà al mecenate, l'evidenza, e poi ancora quelli connessi alla sperimentazione, c'è la sperimentazione, tutti quelli connessi all'osservazione, la precisione, l'ingegnosità, la conoscenza, e in più tutti gli altri ulteriori fattori dinamici che garantiscono la credibilità della scienza, che motivano la credibilità della scienza. Questa è un'ipotesi di una possibile lettura della dissertazione in funzione dei valori morali e una possibile ricostruzione dell'economia morale della dissertazione. Lavori di questo tipo, secondo me, permettono, una volta che si mette a confronto questa economia morale con l'economia morale, per dire, del Sederius Nuncius, che sarà radicalmente diversa, o letture diverse di questa, dello stesso testo, della stessa dissertazione, permette, secondo me, di collegare ancor più la nascita della scienza moderna al contesto generale della cultura dell'epoca e a capire sia come la scienza moderna nasce nel contesto della cultura dell'epoca, sia come questa tradizione culturale faccia trasformare e modifichi i valori presenti in quella cultura. Faccio l'esempio dell'affidabilità, questo reliability. L'affidabilità era un valore personale. Abbiamo visto qui in Keplero come l'affidabilità di Galileo si trasforma nell'affidabilità dello strumento. Cioè, noi crediamo a Galileo perché crediamo allo strumento. Questa è una tipica trasformazione che avviene di valori tradizionali, che avviene all'interno di una tradizione culturale nuova. Quindi, per quanto parziale, limitata necessariamente. Io credo che letture come questo e un approccio come questo possa aiutarci a farci comprendere meglio come la scienza moderna sia emersa in Europa e come alla fine sia diventata, abbia avuto il successo che ha avuto. Concluso e vi ringrazio, sono giusto in tempo. Grazie Francesco. Non so se avete domande specifiche per il nostro ospite. Sì, vuole venire qui, se la sente? Perché non so se la sente. Se no. Secondo. Così mi sente, dottor Barreca? Sì. Ok, va bene. Volevo chiedere, dal punto di vista di metodo, forse mi sono perso qualcosa all'inizio quando veniva spiegato. A me, da questo punto di vista, sembra che la sua sia stata, riguardo del lavoro sull'economia morale, un'analisi qualitativa comunque del testo, che si è andata a ricavare delle informazioni dal testo e che ciò che vediamo adesso in questa slide sia semplicemente una forma di presentare il risultato di un'analisi qualitativa, cioè ciò che semplicemente potrebbe prodursi dalla lettura del testo in sé per sé. Come si collega questo dal punto di vista metodologico con l'aspetto tecnologico dell'uso dei dati, dell'analisi, diciamo, computerizzata, diciamo, del testo? Mi manca un po' questo passaggio, forse non ho capito bene. La domanda è sostanzialmente, dal momento che si tratta principalmente di un'analisi che in questo caso, per quanto ci ha mostrato Francesco, riguarda un testo analizzato qualitativamente, quindi letto da cima a fondo, qual è il vantaggio di utilizzare lo strumento informatico? Se ho capito bene, riassumo velocemente la domanda. Francesco, lascio rispondere a te. Sì, allora il vantaggio principale dell'usare lo strumento informatico è innanzitutto la praticità di fare le annotazioni e di ritrovarsele già aggregate e di poterle trattare in maniera quantitativa. La praticità di confrontare le annotazioni di due annotatori diversi per cercare i punti di contatto o di differenza e soprattutto la praticità di poter
prevedere di poter gestire su l'accordo delle annotazioni o semplicemente controllare i dati che vengono fuori dalle annotazioni direttamente in app, direttamente sulla piattaforma. Un altro vantaggio che io credo sia la flessibilità, perché noi adesso abbiamo usato i valori e i tag che abbiamo scelto all'interno del progetto VAST per le finalità del progetto VAST. In realtà ognuno sulla piattaforma si può creare il proprio insieme di valori, il proprio insieme di tag, e quando ce ne sono diversi si può arrivare a confrontare diverse letture che vengono fuori da questo. È lo stesso concetto di questo di economia morale, che io, come ho detto, ho ripreso da Lorraine Dustin. Io credo che appaia in una forma più materiale, quasi fisica, visuale, per riuscire a vederla. Credo molto nella visualizzazione io dei dati che si riescono a trarre anche dalle letture qualitative. E c'è la gestione dei dati, l'ultima cosa, la possibilità di collegare attraverso gli strumenti di analisi che offre la piattaforma sull'agreement, tra gli annotatori, di collegare un po' la lettura qualitativa con i dati quantitativi, grazie ai coefficienti, il K di Cohen, eccetera, eccetera. Sì, diciamo, espando la risposta di Francesco un pochino. Beh, sostanzialmente la questione nasce, la capisco, la domanda, nasce dal fatto che Francesco ci ha inevitabilmente mostrato il lavoro su un testo, e il testo che è stato scelto è uno dei testi che più ha a che fare con il lavoro che stiamo facendo noi in classe. Però bisogna tener conto di due o tre aspetti. Il primo è che su ogni testo ha lavorato più di un esperto. Quindi quando Francesco diceva la possibilità di confrontare più agevolmente l'annotazione di un esperto con quella di un altro, beh, se immaginate la moltiplicazione di lettori e il carattere un po' necessariamente soggettivo della lettura di un testo, perché ognuno di noi parte anche con un occhio, col suo occhio nella lettura del testo, beh, è possibile confrontare le annotazioni facilmente, perché sono strutturate, sono in qualche modo imposte, abbiamo una serie di tag da applicare a un testo, quindi è tutto un po' più governato e diventa possibile quindi vedere che differenza c'è fra come ho letto il testo io, come l'ha letto lei, come l'ha letto un altro annotatore. E questo ha anche una funzione produttiva, nel senso che nel momento in cui noi troviamo una divergenza fra le nostre letture, può essere ulteriore occasione di ricerca. Allo stesso tempo c'è un secondo piano, che è non la moltiplicazione dei lettori e degli annotatori del testo, ma la moltiplicazione dei testi. Quindi diversi testi che riguardano il periodo della rivoluzione scientifica, quindi questo periodo che stiamo studiando un po' in tutta Europa, e allo stesso tempo addirittura dei casi di studio diversi. Abbiamo fatto cenno alle tragedie greche e alle folk tales, ai racconti, non so come tradurlo, Cappuccetto Rosso per intenderci, le favole. E diventa interessante a questo punto, nel momento in cui si ragiona su una vasta scala, e c'è un gruppo di storici della scienza che lavorano su questo tipo di testi, un gruppo di persone esperte che lavorano sulle folk tales, un gruppo di persone altrettanto esperte che lavorano sulle tragedie greche, anche confrontare come questi valori si integrano in contesti diversi, contesti spaziali, contesti temporali diversi, ma addirittura all'interno di discipline, di produzioni molto diverse. La tragedia greca non è del tutto paragonabile alla dissertazione di Keplero, che giustamente segnalava Francesco, è forse uno dei primi casi di review scientifica, di recensione, ecco come si può tradurre in italiano, è una recensione. Ecco che quindi se questi strumenti acquistano senso non tanto sul singolo testo, ma nel momento in cui il lavoro si estende, sia in termini di gruppo che lavora,
sia in termini di dati in genere o documenti che sono presi in esame. Se questo è un argomento che vi interessa, magari verso la fine del corso vi mostrerò qualcosina rispetto all'applicazione di questo tipo di tecnologia alla corrispondenza. Faccio vedere due grafici, anche proprio per mostrare un altro punto che sottolineava Francesco, cioè l'importanza che la visualizzazione anche assume all'interno della ricerca, cioè il fatto di poter avere uno schema come quello che Francesco ci ha proposto, che riassume in qualche modo il testo, ci permette di ragionare in un modo diverso. Il fatto di avere un grafico che mi mostra il picco di interesse, ribadisco l'esempio di prima, un po' inventato, il picco di interesse per la pneumatica fra il 1660 e il 1662, che magari coincide con il picco di libri sulla pneumatica che arrivano a Firenze in quegli anni, beh, il fatto di poterlo vedere visivamente fa molto, cioè permette effettivamente di creare in maniera molto più immediata un legame fra elementi diversi. E quindi anche questo, cioè credo che una delle cose importanti che sono emerse dall'intervento di Francesco sia proprio anche ancora una volta l'importanza del contesto. Il fatto che Keplero abbia scritto quel testo in una determinata forma, quindi torniamo al nostro discorso sulle forme del testo, una determinata forma che è dettata in parte da convenzioni del tempo, in parte dalla discussione che era in atto, in parte dalle esigenze proprie di Keplero. Cioè Francesco ha ben collocato Keplero alla corte dell'imperatore, le esigenze e i problemi che poteva avere nel recensire Galileo. Beh, questi aspetti emergono in maniera importante e credo che anche un lavoro di questo tipo permetta di legare il contesto più ampio con la storia della scienza. Quindi non solo la storia della scienza, ma anche tutti gli aspetti di contorno. Non so se l'abbiamo risposto abbastanza. Ho fatto una faccia più convinta dell'abbastanza. Posso aggiungere una cosa, Giulia? Sì, volevo dire, supponiamo, mettiamoci nella situazione di non aver letto mai la dissertazione, come non ci desiderio, di avere a disposizione solo le annotazioni di questi due annotatori esperti. Una prima occhiata, vediamo subito che, ad esempio, che una delle cose più importanti che entrambi gli annotatori hanno notato è questa importanza dell'integrità. Clicchiamo su integrità all'interno della piattaforma e ci vengono fuori questi passi tratti dalla dissertatio che gli annotatori quasi in sintonia, come se fossero, come se avessero entrambi, si fossero messi d'accordo, li sottolineano entrambi con la nozione di integrità. Già questo è un passaggio importante, anche perché io non è uno storico della scienza, dico, chi si occupa semplicemente di teoria del discorso, di teoria della letteratura. A quel punto si ritrova già all'interno di un testo che avrebbe avuto bisogno di sfangare, di sviscerare a lungo, si ritrova già con delle indicazioni dei punti di partenza, delle coordinate di lettura. Per i suoi interessi. Questo per dire dell'utilità che possono avere questi strumenti e questi... poi ovviamente uno quello che fa è relativo, però mettere a disposizione questo tipo di tecnologie, questo tipo di strumenti e questo tipo di possibilità credo sia importante per studenti, ricercatori, per tutti. Ed è fra l'altro uno degli obiettivi del progetto in realtà, perché più che puntare sullo studio del testo, l'idea di questo progetto è proprio quello di ragionare, valutare e perfezionare l'applicazione delle tecnologie informatiche allo studio storico. Quindi l'idea è quella di cominciare a provare ad usarle per capire cosa ci possono dare, quali problemi ci pongono, ed è uno dei principali obiettivi del progetto stesso. Qualcun altro vuole consultare Francesco? La devo far venire qui. Francesco, magari ti invitiamo a lezione verso la fine in presenza a parlarci di strumenti. Allora, diciamo okay. Che la mia più che altro è una curiosità.
Perché mi chiedevo, dato che si è trattato di un lavoro fondato sull'analisi di più testi, e dato che nell'Europa di antico regime non esisteva ancora il diritto d'autore, e quindi c'era l'abitudine da parte di molti autori di scrivere opere, magari facendo finta che fossero opere di autori più importanti, se attraverso magari l'anonimato, se per caso vi sono esempi di questo tipo anche nella produzione letteraria scientifica. Quindi se magari qualcuno si è spacciato per Keplero per rispondere a Galileo, cercando di dare una maggiore circolazione alle proprie idee. Ecco, questo. Allora, credo che su questo possa rispondere meglio Giulia. Io devo dire una cosa sul Sidereus Nuncius, questo era controproducente in realtà. Prima parliamo di Galileo. Per Galileo era controproducente in realtà magari far uscire il Sidereus Nuncius in forma no, anonima o a nome di qualcun altro per dare credibilità. Perché quello che nei piani di Galileo all'inizio c'era quello di diffondere insieme il testo, insieme al cannocchiale. Sarebbe stato un successo enorme. L'unica cosa è che non riuscì a stare dietro alla produzione. Nella risposta di Keplero, succede nella scienza, succede che qualcuno si faccia passare per qualcun altro, generalmente non per un suo contemporaneo, per un suo collega, o per uno pseudonimo, un nome d'arte, tipo come La Pelle che polemizzò con Galileo. Oppure Galileo aveva l'abitudine di far scrivere i suoi allievi al posto suo, quando riteneva non pericoloso, ma polemiche che forse erano di poco conto o troppo provocatorie, faceva scrivere qualcuno dei suoi allievi. Non a nome suo, ma lui si nascondeva dietro il nome degli allievi. Sì, io tenderei a rispondere in sintonia con quanto dice Francesco, che il problema della, come si dice in italiano, della paternità di un testo, no? Che si può esplicitare in vario modo. Io scrivo un testo e mi attribuisco la paternità di quell'opera, quindi Galileo Siderus Nuncius, oppure io pubblico un testo e lo pubblico in maniera anonima, oppure lo pubblico sotto uno pseudonimo, oppure lo pubblico come un'opera collettiva, che è un po' una cosa a cui abbiamo già fatto cenno, quindi non so, per esempio, i saggi di naturale esperienze che sono il frutto di un lavoro di un gruppo. Ecco, forse negli scarti, negli slittamenti, cioè nel momento in cui io non mi attribuisco la mia propria opera e la mia propria opera non è attribuita al mio nome, riguardano più i casi che diceva Francesco, cioè l'idea di sfuggire a critiche o a problemi. Cioè è più facile trovare casi in cui un autore pubblica sotto pseudonimo o fa scrivere qualcosa a qualcun altro per difendersi da possibili attacchi, che il caso del faccio finta che quello che ho scritto io sia stato scritto da una persona più autorevole per dargli maggior risonanza. Questo come casistiche, perlomeno in quest'epoca, direi che più che altro è così. Comunque questo problema dell'autorità, in questo senso della authorship si chiama in inglese, dell'attribuzione dell'opera, che è peraltro uno dei temi su cui lavora una bravissima collega del Dipartimento di Studi Storici, probabilmente conoscete, avete seguito i suoi corsi, Lodovica Braida, che lavora molto su questi temi in maniera molto seria. Questo è uno dei temi che su cui un pochino ragioneremo alla fine del corso, perché è un argomento molto importante anche per quanto riguarda la storia della scienza. Altre questioni? Bene, allora io Francesco chiuderei il collegamento, ti ringrazio tantissimo, poi ci sentiamo. Eccolo, lo vedete? Ecco, nostro Francesco. E poi insomma, ecco, ci sentiamo e magari davvero ti invito a venirci a trovare verso la fine del corso quando parliamo dei saggi, così ti vedono anche in presenza, visto che sei bravissimo, e ti sfruttiamo un po' sugli strumenti, ti facciamo un po' di domande. Ok, quando vuoi, nessun problema.
Grazie di tutto, spengo qui e ci aggiorniamo dopo. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.